Sono stati quasi 3 anni molto intensi in cui l'esercito italiano e le forze operative sud sono state protagoniste ed impegnate su più fronti per garantire la sicurezza sia fuori dal territorio nazionale sia nella principale operazione che è quella di Strade Sicure, anche in un periodo caratterizzato dal virus. Ringrazio la città di Napoli e le istituzioni tutte per la sinergia con la quale abbiamo collaborato per gli interessi comuni, soprattutto quelli rivolti ai giovani. Il comando delle forze operative sud è un comando impegnativo. Assumo oggi qui nella sede di Napoli e voglio ringraziare la città di Napoli che già mi ha accolto. L'altro ringraziamento che io faccio è al generale Castellano, che per oltre 2 anni è stato qui comandante. E lo ringrazio per quello che ha fatto e nella continuità io cercherò di fare il mio meglio. L'esercito italiano è un'organizzazione coesa, un'organizzazione solida, un'organizzazione che segue i dettami, le missioni, i compiti e guarda avanti per fare sempre meglio in futuro, ma non dimenticando le proprie radici.